la mamma non riesce a parlare, non si sente niente, ok? Sì. Buongiorno, oggi sono oggi, in realtà è sempre lo stesso giorno, però mi sono data un attimo una cambiata, perché cambio ricetta, cambiamo anche... Sono in versione un po' campagnola, perché la ricetta che vi propongo è una parmigiana di melanzane, ovviamente rigorosamente fritte. È la prima volta che provo a prepararla, perché è una pietanza che mi piace particolarmente, ma non avevo mai osato prima, perché tutte quelle che ho mangiato sinora erano troppo buone. Io, avendo parenti anche in Puglia e in Campania, comunque me l'hanno sempre proposta diversa, però sempre molto gustosa, delicata, una bella botta di vita, diciamo così. Quindi mi sono sempre tirata indietro, perché tu figurati, io devo preparare la parmigiana di melanzane, ma non mi verrà mai bene, la facciamo fare agli altri e io mi limito a preparare delle cose un po' più semplici. Però, vista la quarantena, visto questo periodo che abbiamo trascorso particolarmente e principalmente in casa, ho detto perché no, mi è venuta poi voglia di questa parmigiana e quindi abbiamo deciso di prepararla. Dunque, la ricetta può cambiare anche di regione in regione, dipende anche ai prodotti base, alle materie prime che si trovano. Io l'ho preparata principalmente seguendo uno standard campano, e non c'è il mio bimbo che dice campagna, campana, Giorgio e quant'altro. Quindi niente, ho acquistato un paio di melanzane grandi, le ho sciacquate, ho tagliato il picciolo e si chiama così, sì, penso si chiami così, parte superiore, non so perché, ma ho questo aggeggio che gonfia i palloncini, ha lo stesso colore di una melanzana. E visto che la parmigiana è già terminata, però dopo ovviamente vi mostrerò tutti i procedimenti, tutti i passaggi che abbiamo fatto per prepararla, mi sentivo un po' sola, non avevo melanzane da proporvi nel video in questo momento, in questa piccola intro. E le ho sciacquate, le ho tagliate praticamente in maniera ovale, quindi dall'alto verso il basso, però diciamo che ognuno può tagliarle come meglio crede, vanno bene anche tagliate un po' più tonde, quindi l'importante è che non siano troppo spesse, perché durante poi la frittura si impiega anche più tempo, ecco, meglio più sottili, ma dopo, poi dopo quando assumono un colore abbastanza abbronzato si tolgono e si mettono sulla carta assorbente. Quindi cosa ho fatto? Ho tagliato tutte queste melanzane a fettine molto sottili. Luca, scusami, sto parlando. A fettine molto sottili. Ci ho messo sopra del sale grosso, perché serve un po' a far rilasciare l'acqua delle melanzane, e ho apposto sul piatto dove appunto le avevo adagiate un piatto. Dicono di mettere praticamente un qualcosa di pesante, ecco. Sono state praticamente così per una mezz'oretta abbondante, tre quarti d'ora. Nel frattempo ho preparato il sugo, quindi vabbè, ho messo a rosolare della cipolla con dell'olio e una bottiglia di sugo. Si può utilizzare anche la polpa di pomodoro, però non avendo mai provato, appunto, ho preferito rimanere sullo standard, però sicuramente la prossima volta proverò la polpa di pomodoro, perché magari può dare un sapore un po' più rustico alla preparazione e alla ricetta finale. Quindi mi perdo perché sto guardando il bambino, non so cosa sta facendo, sta sicuramente facendo caos come sempre. E adesso cominciano i miei mi prende sempre in giro, ma io mentre faccio una cosa purtroppo devo farne anche un'altra, quindi controllare che questo esserino non si faccia del male. Quindi facciamo andare il sugo almeno per un'oretta abbondante. Che caldo, questa luce che mi sta prendendo.
praticamente illuminando. E eccoci qua. Per il condimento ho utilizzato una mozzarella, mi raccomando fatela scolare benissimo, perché altrimenti rilascia acqua e dopo diventa tutto un liquidume ed è un peccato poi rovinare la vostra parmigiana. Ho utilizzato allo stesso tempo una scamorza affumicata perché ce l'avevo in casa, ma va bene anche utilizzare del caciocavallo, della fontina, del formaggio che assieme alla mozzarella rilasci un retrogusto un po' più forte, un po' più saporito. Poi del pepe nero, della noce moscata e mi sembra basta così. Mi sembra di non aver messo più niente. L'importante sono tre cose importanti. La prima è quella di applicate un po' di sale sulle melanzane. Di mettere appunto il sale sulle melanzane per far rilasciare acqua. La seconda, di friggere le melanzane in olio bollente, almeno 170 gradi, e di tenerle 1-2 minuti. Poi dipende sempre dallo spessore delle melanzane. Io consiglio comunque di tagliarle a piccole fette, quindi molto sottili, in modo che anche durante la frittura sia più semplice, più rapido, visto che poi ne avrete un bel po'. Sì, sono due melanzane, vero? Però si crea comunque un bel piatto di melanzane da friggere. Le fate raffreddare, una volta raffreddate potete cominciare a spargere del sugo nella vostra casseruola, di quello che si utilizza per cucinare. E niente, da lì cominciate a mettere tutte le melanzane, poi ci mettete la scamorza, la mozzarella, il sugo e fate i vari strati, come se fosse il tiramisù. Andate di strati e poi dopo infornate a forno molto caldo, quindi a 200 gradi per una ventina di minuti abbondanti. Poi dipende sempre come preferite la cottura. A noi piace una cottura molto bruciacchiata sulla superficie, molto abbrustolita, quindi a vostro piacimento. E poi soprattutto quando poi si vede la mozzarella e la scamorza, tutti i formaggi che bollono, che diventano delle piccole bolle. Dimenticavo, importantissimo, il parmigiano oppure il pecorino. Io ho utilizzato quasi un sacchettino di parmigiano reggiano perché avevo quello in casa, altrimenti avrei utilizzato molto volentieri il pecorino. Vi assicuro che pur essendo stato il primo tentativo, forse perché l'abbiamo cucinata insieme con tanto amore, veramente buona, veramente gustosa. Infatti l'abbiamo mangiata sia per pranzo e poi ne è rimasto un pezzettino veramente piccolo per cena. Abbiamo detto vabbè, glielo diamo a Luca, noi mangiamo qualcos'altro. Speravamo lasciaste il pezzettino di parmigiana perché lo stavamo mangiando con gli occhi. Diciamo che è una pietanza che non si può preparare tutti i giorni, sia per una questione di tempo che per una questione di calorie. Quindi, visto che erano anni che non la mangiavamo, ci abbiamo dato dentro. Quindi vi lascio alla ricetta, vi mando un bacione e se vi è piaciuta, mi raccomando, lasciateci un like per supportarci e per supportare questo canale che è nato da poco, principalmente per... vero? Devono lasciarci un like. E sperando che possiate trovare utili queste semplici ricette, non sono niente di che, non sono ricette elaborate, sono ricette principalmente casalinghe. Un bacio grandissimo, alla prossima! Ventura. Ciao! Saluta! Bum bum bum.